Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un altro tutorial perché mi è stato richiesto come cambiare queste scritte sui livelli sketch. I livelli sketch sarebbero questi, si va a premere questa matitina, cioè praticamente il livello schizzo. Cosa succede? C'è un disegno e come questo vedete si può farlo scrivere. Questo è uno dei tantissimi esempi che si possono ottenere con il livello sketch. In realtà non si può cambiare una scritta, perché se andiamo a vedere questo livello sketch, vediamo anche qui, livello 5, è un EPS. Cosa sono i file EPS? Sono dei file vettoriali. Questi file li possiamo ottenere in tante maniere, ma procediamo un passo alla volta. Se andiamo ad aprire, creiamo un nuovo livello sketch, clicchiamo qui. Ora seguite il percorso dove è il vostro programma Buffer Title, che dovrebbe essere sotto la directory Outer Space Software, dentro la cartella media, e poi andate a trovare, ecco qui, Sketch. Lo apriamo e vediamo che effettivamente sono tutti file EPS. E abbiamo già varie possibilità, un cubo, una scritta a mano e tante altre cose. Già questi potete testarli, basta cliccare, clicchiamo ad esempio sul cubo, facciamo apri e vediamo, ecco che si è formato il cubo. Adesso andiamo a levare un attimino questo livello qui della mano, così vediamo un attimino il cubo. Ecco qua il nostro livello cubo, e vediamo che se andiamo sulle opzioni, se andiamo su scrittura, abbiamo due punti, l'inizio e questa qua è la fine. Se noi tiriamo indietro questo, vediamo che il nostro livello proprio si viene disegnato, vedete? Eccolo qua. Quindi partendo da zero è possibile far tracciare tutte le varie parti che compongono il nostro livello. Invece con la seconda regolazione, questa qua, è possibile cancellare il livello, vedete? Quindi se noi abbiamo ad esempio una linea, una scritta, è possibile anche procedere facendo avanzare questi, può essere anche disegnata e cancellata al tempo stesso. Vediamo ad esempio un altro esempio, vado a caricare un arco, quindi ritorniamo sui nostri media e carico, ecco, questo cerchio. Cancelliamo il cubo per non far confusione, ecco il nostro bel cerchio. Poi ovviamente abbiamo tutti i parametri normali che ci sono sui layer, i livelli di Rough Title, quindi la posizione del nostro cerchio, abbiamo il colore, possiamo colorarlo in maniera diversa, eccetera eccetera. Ecco, a noi non interessava questo. E poi abbiamo anche qui il tracciato, se è quadrato, abbiamo se è piatto, vedete che il nostro cerchio è diventato in 2D, se è a angolo o se è rotondo, che è molto carino. Infatti se anche noi possiamo anche ruotarlo ovviamente sui tre assi, vediamo, ecco che così è rotondo. Lasciamo pure in prospettiva, che è carino. Andando a muovere, come abbiamo detto prima, la nostro parametro scrittura, vediamo che c'è possibile tracciare questo cerchio, e se seguiamo con l'altro, vedete che lo tracciamo e lo cancelliamo. Quindi possiamo crearci anche delle linee. Proviamo a vedere di inserire qualche keyframe da qui. Adesso vado avanti, traccio e di là cancello, poi mi sposto, traccio e cancello, e poi mi sposto, traccio e cancello, e così via. Ecco qua, e possiamo ottenere, ad esempio, andiamo a vederlo, ecco qui questo tracciato. Adesso l'ho fatto molto lento perché sono tanti secondi, però vedete che ho questa linea che si muove. Quindi potremo anche ottenere poi degli effetti di luci che si muovono e tutta una serie di cose molto carine.
ho ridotto la durata della presentazione e vedete com'è molto più carina così. Ora, il discorso non era questo di vedere come funziona il livello, il discorso era: ma come faccio a disegnare la mia scritta? Ad esempio, se io voglio scrivere ciao o fare il mio disegno, in teoria si potrebbe fare con un programma grafico che utilizza una funzione vettoriale e esportarla in EPS. E in realtà non è così, ecco, vedete, lo diceva anche Cortana. Perché se che io vada a usare Photoshop, che io vada a usare Inkscape o qualsiasi altro programma, otterremo una serie di errori, perché in realtà il file deve essere molto piccolo e deve rispondere a dei parametri ben precisi. Ecco, adesso con Text Editor, ad esempio in questo caso io l'ho aperto con WordPad, ma anche con Notes è uguale. Ho aperto un file che accetta Bluff Title per forza, perché è proprio un file della ditta che ha creato Bluff Title. E questo file qui è stato generato con VixAngelo. E che cos'è VixAngelo? È un programma per creare proprio EPS che si muovono. Andiamo a vedere, è molto carino. Ecco, questo è il software con cui è possibile creare delle animazioni di ornamenti che vengono creati, è molto bello. Guardiamo ad esempio qualche effetto, vedete, si può creare appunto queste animazioni floreali, ecco, anche più moderne, molto molto bello. Io vi consiglio anche di acquistarlo perché il prezzo è veramente bassissimo. E con lo stesso possiamo fare anche tutte appunto i livelli schizzo, anche dove ad esempio poi un oggetto seguirà il nostro tracciato, come in questo caso la matita che segue la scritta, e poi attaccare particelle, eccetera. E ci sono anche tutta una serie di ornamenti pronti. Se lo andiamo a acquistare, vi ripeto, il prezzo, andiamo a vederlo anche in diretta, vedete, sono 36 euro, e poi potete anche godere di un codice promozionale e quindi ridurre il prezzo, una cifra molto accessibile. Se invece volete fare delle scritte ogni tanto, vediamo cosa è possibile fare. Questo è il codice iniziale e finale di un file che funziona, e quelli che normalmente stanno qui in mezzo sono i dati dei punti in vettoriale che devono essere scritti da tracciati, insomma, per creare la grafica. Vediamo un esempio. Ecco, vedete, in questo file questa parte qui di numeri sono i numeri che indicano le coordinate che devono essere tracciate. Però c'è un problema: ci sono delle parole che vengono riconosciute che possono essere estese o ridotte a una lettera. E queste parole sono M, che ad esempio in questo caso è qui, che andrebbe sostituita con la parola move to, quindi qua dovremmo scrivere move to, poi la lettera C, questa, che andrebbe sostituita con curve to. Quindi ogni volta che incontriamo C andrebbe sostituita, possiamo farlo anche ovviamente con trova e sostituisci. Io ve lo sto facendo vedere per capire quali sono le differenze dei file, non vi sto dicendo di procedere in questo modo che è veramente difficile. Però volendo si potrebbe fare così, trova e sostituisci. E poi l'ultima lettera è la lettera L, vediamo. No, perché ricordatevi di mettere parole solo parole intere, altrimenti ecco, non esiste qui la lettera L, però la lettera L, la scriviamo noi tanto per farvi vedere cos'è, sarebbe line 2. Ecco, quindi ricapitolando, ci sono queste tre lettere di differenza tra un tipo di PS e quello che è accettato da Bluff Title. M, che deve trasformarsi in move to, C che diventa curve to, e
L che diventa line 2. Sostituite queste parole e tenendo la prima parte del file e l'ultima parte del file di chiusura, l'EPS funziona. Un metodo molto più semplice per non trovarsi a dover fare tutto questo pasticcio è procedere in questa maniera. Sempre sul livello schizzo è possibile comunque aggiungere, come abbiamo visto, JPEG, PNG, eccetera. La cosa per ottenere dei risultati abbastanza buoni è quella di avere un'immagine di almeno 2000 pixel. E noi piazziamo il nostro disegno su un fondo trasparente e lo salviamo ad esempio in PNG. Quando lo andiamo a ricaricare in Brave Title, vedete, io adesso faccio così e ho caricato il PNG e eccolo qua. Ricordatevi di colorarlo, perché quando viene fuori verrà di colore bianco, per cui se avete un background bianco non lo vedete, ad esempio questo fiore qui. E come vedete, agendo sulla scrittura potremo andare a far disegnare. In questa maniera però vengono tracciati i contorni della nostra figura, quindi ad esempio qua questo ramo floreale, così vediamo che viene tracciato tutto il contorno. Questo può esserci utile ad esempio per far disegnare un logo così, e poi andiamo a caricare su immagine il logo vero e lo facciamo apparire in dissolvenza. Vediamo se vi riesco a far vedere un esempio. Ecco, ho disegnato questa cosa strana che facciamo finta sia un mio logo. Lo vado a salvare in PNG, scriviamo logo prova e salviamo in PNG. Ecco qua. Adesso proviamo ad andare a ricaricarlo su Brave Title. Ecco qui, quindi lo carico sempre come livello schizzo, logo prova PNG, ecco qua, vedete che ho tutto il contorno. Adesso andiamo a portarlo nella posizione che vorrò farlo apparire, vado a mettere rotondo perché lo preferisco, posso assegnare un effetto, ecco. Così ad esempio viene dorato, e posso ad esempio anche mettere un particellare, mettiamo i brillantini, ecco qua, perfetto. Adesso vado a ricaricarlo invece qui sul disegno, logo prova, lo apro, lo porto alla stessa dimensione dell'altro, ecco. Adesso vado di trasparenza e lo faccio sparire. Scusate, questo. Ecco qua. Invece su quest'altro vado a regolare la scrittura. Fino a farlo sparire. Poi faccio così, aumento la scrittura. E quando è qui completo, poi qua lo faccio sparire velocemente. Dall'altra parte, qui lo terrò trasparente fino a qui, e qui vado a togliere la trasparenza. Vediamo l'effetto, si incomincia a scrivere, appare e poi il bordo sparisce. In quest'altro effetto invece ho aggiunto questo tipo di particellare. Adesso vado a prendere questo qui e gli vado ad applicare un effetto di invece invisibilità. Così vedrò solo il particellare, il resto lo lascio tutto uguale. Vediamo cosa succede. Verrà tracciato il mio logo in luce. Adesso è un po' lento come effetto,
e poi apparirà. Adesso possiamo utilizzare questo programma di conversione online che si chiama Vector Magic. Andiamo a questo indirizzo che poi vi lascerò in descrizione. E dobbiamo semplicemente inserire la nostra mail per convalidare. Ci sono un numero di esportazioni, mi sembra che possiamo fare, di conversioni che possiamo fare. Quindi facciamo upload del nostro file JPEG, curva prova JPEG, apriamo, verrà caricato il file, ecco qui la nostra curva, e verrà tracciato. Eccola qua. E poi faremo download risultato. Ecco qui. E scaricheremo la nostra curva. Ecco qui ho fatto con programma vettoriale, ho fatto una scritta ciao, l'ho esportata con fondo trasparente in PNG e l'ho caricata sempre con modello schizzo. Come vedete, ecco qua la mia scritta che può essere quotata in 3D. Per regolare lo spessore bisogna andare su raggio e abbiamo, vedete la dimensione, attenzione che siano sempre uguali perché questi due parametri, altrimenti otterrete cose strane. E poi sempre con la scrittura è possibile, vedete, però vedete che ha sempre il doppio passaggio. Un'altra cosa carina è utilizzare una luce che crei un fascio e con un oggetto che lo facciamo trasparente. Adesso vediamo come. E scrivendo, vedete, facciamo scrivere il contorno alla luce. Ovviamente se spostiamo il punto luce abbiamo la lunghezza del fascio e ovviamente anche possiamo regolare anche la posizione, vedete? Quindi andiamo su, aggiungi livello, carichiamo un oggetto, io ad esempio ho caricato questa stella PNG, sempre disegnata in PNG, eccola qua. E adesso su questo ho aggiunto una luce, aggiungo una luce, su questa luce metto la lunghezza del fascio, eccola qua. Per vedere la lunghezza del fascio ricordatevi che la luce deve essere dietro l'oggetto, quindi andiamo a spostare sull'asse Z finché vediamo che compare la luminosità. Adesso così avremo anche il nostro oggetto, infatti se vado a colorare la stella, vediamo, la coloriamo, ecco vedete che è presente, eccola qua. Se io voglio solo la presenza della luce e voglio levare la stella, vado qui, seleziono l'effetto invisibile e in questa maniera la mia stella non c'è più, in questo momento c'è solo la luce. Facciamo una prova infatti di spostare la luce, vedete che l'oggetto non esiste e poi lo posso andare a colorare, a evidenziare. E così adesso se io vado a regolare la scrittura del tracciato dello schizzo, vediamo che vado a disegnare, eccolo qua con la luce. Molto carino, ad esempio, far entrare un oggetto e magari anche mentre lo facciamo anche ruotare su un asse. Può essere una cosa molto carina. Adesso regolando un pochino i parametri, riprendendo la scritta ciao, ruotandola un po', guardate che carino, si può far disegnare dalla luce delle forme strane. Infine voglio aggiungervi un metodo simpatico per far apparire una scritta, solo testo e caratteri, quindi magari anche simboli strani che trovate. E ad esempio come in questo modo, vedete che si scrive pian pianino, come venisse disegnata, ecco, oppure qui la singola. Ovviamente potete cambiare forma, rotazione, colori, tutto quello che volete. E qui è possibile scrivere direttamente, come vedete, la parola da far apparire. È un effetto realizzato con Michelangelo sempre, dove qui è caricato l'effetto
Invece qui caricate la mappa con cui volete farlo apparire. Ad esempio, se voi vi andate a vedere il video dove ho dato io le tendine e avrete tutte le tendine alfa che vi avevo passato, e queste qui per intenderci, potete fare apparire il carattere in veramente tantissime maniere diverse. Ecco, ricordatevi, l'unica cosa che il disegno si ripeterà per ogni singolo carattere. L'effetto si ottiene con la trasparenza, vedete? Però è una cosa molto simpatica, perché se viene studiata bene, ovviamente a seconda della tendina alfa che carichiamo, otterremo appunto un effetto particolare. Vediamo, eccolo qua, vedete? Poi ne potrete studiare, cioè potete provarne altri, insomma. E io non so se posso scaricarvi direttamente l'effetto, allora cosa faccio? Vi metto il link dove l'ho prelevato io, vi faccio vedere come si presenta. Otterrete questa directory che si chiama M157 con Sketch, e dentro ci sono, vedete, ecco questa Sketch Map che abbiamo visto, è come una mappa alfa, e dopo abbiamo due tipi di effetto, uno sulla scritta, uno sul background. Sul background praticamente inverte l'effetto, cioè vedete, appare il background e la scritta resta bianca. E ovviamente sono tutti disegni di background e la scritta bianca. Ecco, e invece questo che abbiamo appena visto. E in descrizione vi metto il link dove l'ho trovato, potete scaricarlo direttamente. Bene, spero di avervi dato qualche suggerimento. Ci sono anche degli altri programmini in rete per convertire l'EPS, ho visto, e utilizzarlo sempre con Buff Title. Non ve li ho presentati perché mi sono sembrati un po' complessi e non sempre funzionavano. E se scoprite qualcosa anche voi, scrivetelo pure nei commenti, che ricordatevi condividiamo il più possibile. Ciao e alla prossima!